adesso la parola a Dale Bocalfa, che è la presidente dell'associazione ADA e con cui collabora con la DILA del NISAV. E ieri abbiamo avuto questa bella notizia di questa collaborazione già pubblicata negli atti giuridici di questo contratto di network. Quindi la ringraziamo perché fa molti sacrifici venendo dall'Algeria. Quindi noi ci stiamo molto vicino a lei e collaborando e speriamo di fare altri frutti più importanti di questa collaborazione. Quindi la parola a lei, Dale Bocalfa. Adesso andiamo al premio di recitazione e il quinto posto è a Chiara Pavoni, Volteggio, con 131 posti, voti. Il quarto, Adriana Eftimie Cerovi, con Ombra Rossa, 220 voti. Il terzo premio, Katia Massaro, in un carcere ammazzano un uomo, 227 voti. Il secondo premio è a Antonio Mencarini, il Vollo Verticale, 269 voti. E il primo premio è a Chiara Pavoni, Erotismo, sì, 860 voti. E lascio la parola a Angela Maria Tiberi. Pavoni, prima classificata al premio di recitazione 8 milioni. Donna vera, bella, esuberante, sorprendente, come sua attività tutto ci aspetteremmo, tranne che leggesse le triste malinconie di giovani autori e le oltribolenti composizioni poetiche di autori poco noti. Eppure, il mondo delle genie dell'arte è così. Chiara Pavoni è così. Chiara Pavoni è un'artista. Abbiamo avuto modo di conoscerla durante la celebrazione della Giornata Mondiale della Poesia, presentata alla Galleria Micro di Roma di Paola Valori, per la perfetta organizzazione di Maria Pia Ciachi. In quell'occasione Chiara si fece apprezzare per l'intensità emotiva con la quale lesse alcune poesie degli autori di provenienza internazionale invitati all'evento, tra cui due poesie tratte dal volume Trova uno di Bruno Mancini. Ora Chiara, nei ritagli di tempo che riesce a sottrarre ai suoi numerosi impegni professionali, è impegnata alla preparazione del video che la vedono protagonista di letture di prose e poesie selezionate dalla presidenza di DILA. Il curriculum professionale di Chiara Pavoni è ricchissimo di esperienze formative che vanno dallo studio professionale della danza classica con contemporanea jazz, allo studio delle percussioni, passando alla scuola di teatro di Bologna e per i corsi di arti sceniche e video presso l'atelier della costa ovest di Castiglioncello. Sono innumerevoli le sue partecipazioni teatrali come regista, coreografia, attrice e ballerina, sì come reading di molte città d'Italia e attività televisive come conduttrice e attrice di corti e videoclip inseriti in produzioni cinematografiche. E io devo aggiungere che è stata stupenda nell'interpretare la mia poesia dedicata a Frida Kahlo. Delle poesie di Bruno Mancini, in un carcere ammazzano un uomo. L'arco s'apre rotondo, lampade a coppie aeree sbadigli. Avanza un uomo dal fondo, colonne reggono l'arco, passa guardiano, sbadigli, prende il suo posto di onora, colpisce
colonne reggono travi, passa e cammina, silenzio. Corta le lampade passando, pesta le colonne con forza, misura l'arco uscendo. In un carcere ammazzano un uomo. Il luogo verticale di un elicottero estinto, il fumo di un battello si spande di nuovo. Profeta, eccomi, vicino ai miei bagnoli. Brucio superfici senza suoni, piuttosto che partire suoni di sete. Ricordo il crepitio di una vetrata, sotto gli archi scuri di un portone, addosso ai cani uomini il trucco dei proiettili, le piante pesanti, i corpi, e i fiumi, i fiori, sparsi per terra. Quel grido di pianto di prima, mentre c'erano scarpe inchiodate. Ricordo la cella bassa e il sapore di aria viziata, alle volte sporche gli occhi di croce affanno, il brusio. Mentre c'erano scarpe inchiodate. Suonare sporca di sangue accoccolata tra luci e ombre di ferro, e lì pensavano di bene e di male, di male, di male e di bene, e poi capivo che là, che sola è triste. Adesso leggo delle poesie di Bruno Mancini. In un carcere ammazzano un uomo. L'arco s'apre rotondo, lampade a coppe aeree badigli. Avanza un uomo dal fondo. Colonne reggono l'arco. Passa guardiano, badigli. Prende il suo posto di un'ora. Colonne reggono travi, salta e cammina. Silenzio. Conta le lampade passando. Pesta le colonne con forza, misura l'arco uscendo. In un carcere ammazzano un uomo. Bruno Mancini. Il volo verticale di un elicottero estivo, il fumo di un battello si spande in loco. Profeta, eccomi, vicino ai miei bagliori. Brucio superfici senza suoni, piuttosto che partire suoni di seghe. Ricordo il crepitio di una mitraglia, sotto gli archi scuri di un portone, addosso ai cani uomini il piombo dei proiettili, e le piante pesanti di corpi, e i fiumi, i fiori sparsi per terra. Quel grido di pianto di bimba.
mentre c'erano scarpe chiodate. Ricordo la cella bassa e il sapore di aria viziata, alle volte sporche ignobili croci a fana, il brusio, mentre c'erano scarpe chiodate. Sua madre, sporca di sangue, accoccolata tra luci e ombre di ferro, e lì pensando di bene e di male, di male, di male e di bene, e poi capimmo pietà, che sola eri triste. Ti vedo seduta ogni giorno, una mano gingilla tra i riccioli, accarezzandoti la gola. Il cavalletto attende le curve, le tinte, le forme. A volte una coda di auto rallenta il percorso del bus. Io ti guardo, prendere per un attimo più lungo. Ti voglio sdraiata una notte, con una mano ci gira sul mio petto, accarezzando il mio innocente. Il calice attende le bollicine dello sguardo. A volte un sorriso ferma del tutto il tempo e io ti guardo, nuda, prima del brindisi più lungo. Tunnel dietro la curva. Un attimo. E tu già mostri a vinto prima con il dopo. Il buio mescolerà per noi i sogni e la realtà. A volte, stavolta, vincente la passione. E tu mi inviterai al brivido più uno.